Buonasera, buonasera a tutti e ben trovati da Marco Fabriani. Eccoci qui come ogni venerdì insieme. Oggi parliamo del Partito Comunista, parliamo del ruolo del Partito Comunista, di quello che fu l'ultimo Partito Comunista di Achille Occhetto, ancora prima, insomma, Berlinguer. Ma fermiamoci qui. Parliamo di questo con un personaggio, colui che lo sta guidando in questo momento, naturalmente anche del rapporto che ha il Partito Comunista con le altre anime della sinistra. In mente viene il Partito Democratico. In studio con me, lo saluto, Armando Luca Fioretti del TG di Teleroma 56. Armando, buonasera e ben trovato. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Armando è qui perché, come ogni venerdì, che cosa fa Armando? Potete ovviamente mandare messaggi e noi risponderemo ai messaggi che ci manderete tramite WhatsApp. Perfetto. Allora, lo saluto subito, l'onorevole Marco Rizzo. Buonasera e ben trovato. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Marco Rizzo è, diciamo, 1959 se non sbaglio, nasce a Torino da una famiglia insomma di operai, lui da sempre di sinistra, inizia la sua carriera con il Partito Comunista. Poi nel 91 c'è questa scissione, Achille Occhetto decide di... Io, vero? Io sono uno dei 100 delegati di Rimini che allo scioglimento del Partito Comunista... No, lo stavo dicendo, stavo spiegando, quindi nel 91 lei fondò insieme ad Armando Cossutta Rifondazione Comunista. E poi da quel momento... E poi da quel momento, no, facevo riferimento a questi 100 perché mi ricordo ancora l'immagine, sono passati 30 anni quasi, 1500 delegati, Rimini, Occhetto che piangeva, il simbolo con la falce e martello che veniva, non veniva escluso perché veniva messo in basso, se voi ricorderete il simbolo del PDS era un simbolo con la quercia, lo misero in basso perché così conservavano ancora l'affetto di milioni di persone, era un trucco, era una truffa. Perché poi di lì a poco, dopo 5-6 anni, tolsero quella falce martello, il Partito Democratico della Sinistra si trasformò in Democratici della Sinistra, per poi arrivare al Partito Democratico di Veltroni e di Renzi, Zingaretti. Insomma, se ci fosse ancora Gramsci, credo davvero, se Gramsci vedesse queste cose, si rivolterebbe nella tomba. Ecco, ecco quale differenza, insomma, tra la Rifondazione Comunista che lasciò quell'idea di formare il PDS, lei Cossutta, poi successivamente anche Bertinotti, ma che cosa accadde lì? Ma lì accadde, vabbè, lì era una cosa simbolica, ci spostammo in quella piccola saletta, in un centinaio di persone, c'era Lucio Di Bertini, c'era Sergio Garavini, c'erano altri che contribuirono a costruire un'ipotesi comunista un po', diciamo così, molto eclettica, dove c'era di tutto, c'erano i movimentisti, c'erano i trotskisti, c'erano quelli che volevano continuare la storia del PC, insomma era un po' un pasticcio e dai pasticci non è che nasce molto, c'era l'entusiasmo di tanta gente che diedero forza a quell'idea di mantenere aperta un'opzione comunista in Italia, ma non avevamo fatto i conti né con la storia italiana, perché poi qua si tratta di capirsi, il Partito Comunista nasce con Antonio Gramsci e finisce con Renzi, cioè una follia, quindi qualcosa sarà successo e non c'è stata un'analisi del perché già dai tempi del dopoguerra, poco alla volta quel partito cominciava a mutare geneticamente, diminuivano le, diciamo così, le attenzioni nei confronti degli operai, anche nella composizione dei gruppi dirigenti, e aumentavano le attenzioni sul territorio. Poi ci sono state delle deviazioni teoriche, non so come definirle, l'eurocomunismo. Il Partito Comunista nel 1956 votò contro il MEC, fu l'unico partito, il Movimento Sociale si astenne, quindi l'unico partito che votò contro fu il Partito Comunista. Ecco Rizzo, però diciamo negli anni intanto arrivano dei messaggi WhatsApp e tra poco Armando leggerà qualche messaggio per lei, per il Partito Comunista, però il mondo è cambiato, no? Quindi comunque... il mondo è cambiato, ma francamente... Io le faccio solo una domanda, perché questa idea che il mondo sia cambiato, che il liberismo, la globalizzazione capitalistica sia vincente, però pone delle contraddizioni enormi. Oggi il mondo è governato da personaggi che sono più potenti degli stati. Avreste mai pensato che il signor Twitter
interloquisce col presidente americano e quasi lo zittisce, fosse capitato 30-40 anni fa a John Fitzgerald Kennedy, qualunque azienda sarebbe stata chiusa il giorno dopo dall'FBI o dalla CIA. Cioè è un mondo dove 26 persone hanno la ricchezza di metà del pianeta e stiamo concentrando queste ricchezze nelle mani di pochi ancora di più. Quindi l'idea di un mondo diverso è assolutamente attuale. Pensate anche qua in Italia dopo la vicenda del Covid, pensate alla sanità pubblica. Fino a 3 mesi fa chiunque di noi avesse difeso la sanità pubblica, io ero uno di quelli, veniva tacciato come un imbecille perché doveva andare avanti la sanità privata, lo dicevano quelli di destra, lo dicevano quelli di sinistra, lo dicevano i 5 Stelle. Adesso con l'emergenza sanitaria abbiamo scoperto il settore della sanità pubblica e il valore di quel settore. Quindi credo davvero che la storia possa cambiare ancora e questa vicenda, chiamiamola così, di una società... Ma una via di mezzo non si può trovare? Intanto leggiamo qualche messaggio, Armando, per lei. Sì, sì. Qualcuno diceva che quando c'è una barricata o si sta da una parte o si sta dall'altra. Sentiamo qualche messaggio, onorevole Rizzo, poi... Le chiede Mario, qual è il suo giudizio sul governo Conte? Il mio giudizio è pessimo. Intendiamoci, la politica italiana oggi conta pochissimo, ma la politica in generale conta molto meno. Conte è un personaggio che si potrebbe definire con un aggettivo, liquido. Lui si conforma nel recipiente che lo contiene. Se il recipiente è un governo 5 Stelle Lega, lui fa il Presidente del Consiglio per 5 Stelle Lega. Se il governo che lo sostiene è fatto dal PD 5 Stelle, lui va bene, è un uomo per tutte le stagioni, ma è un uomo debole, un uomo superficiale, un uomo senza una visione, è un uomo appunto tutto comunicazione. Adesso ci sono questi stati generali qua a Roma, nella splendida cornice della Villa Doria Pamphili, per 7 giorni, ma cosa ci diranno? No? Arriveranno i grandi del mondo, arriveranno le 3 donne che governano l'Europa. Senta Rizzo, qualcuno ha detto, ma qualche giorno fa il manager Colao insieme alla sua task force ha 6 punti, ha redatto oltre 120 pagine, 6 punti importanti per far ripartire l'Italia, poi adesso ci sono questi stati generali, insomma, ma chi deve decidere? Qualcuno dice, ma i ministri, il Presidente del Consiglio non hanno idee loro, si debbono affidare ad altri? Faccio mia questa domanda. La politica, quella che conta, ma lei pensiamo solo alla politica, quella che conoscevamo nel nostro paese, ma lei pensa a un Andreotti, un Moro, un Craxi, lo stesso Berlinguer, avevano bisogno delle task force? Ma di cosa stiamo parlando? Poi tra l'altro delle task force, tra l'altro comandate da uno che ha una visione d'impresa, benissimo, ma cosa vuol dire? Che lo Stato deve diventare un'impresa? Io ho l'impressione davvero che questa politica non sappia che pesci prendere. È una politica debole, l'economia, la finanza governano ed è per questo che bisogna tornare a una politica forte, una politica che sappia assumersi le responsabilità. Io nella mia vita ho cercato di essere coerente, sono sempre stato da quella parte, sono nato in un quartiere operaio e vivrò da quella parte, anche se oggi c'è un ceto medio che si proletarizza. Oggi i piccoli commercianti, i piccoli artigiani, le professioni sono schiacciate verso il basso, sono precipitate verso il basso. E quindi io sono uno di quelli che dice che bisogna aprire una grande stagione di unità tra il lavoro dipendente salariato e i lavoratori autonomi. Bisogna costruire un grande blocco sociale che cominci a tirare le orecchie alle multinazionali del web, che cominci a tirare le orecchie a quei signori che sventolano al tricolore. Penso alla Ferrari. Ferrari, simbolo italiano, sventola al tricolore, ma ha la sede legale in Olanda. Sono 2000 le aziende che hanno la sede legale in Olanda. Queste persone non sono degne del nostro paese perché usano il fisco di un altro paese per sottrarre risorse a chi lavora nel nostro paese. Però qui andrebbe fatto allora un discorso, come dire, anche più grande, no? Il fatto della pressione fiscale in Italia che porta molti a lasciare anche l'Italia e vanno all'estero molte imprese, perché comunque
la pressione fiscale, diciamo, è molto sostenuta. Ci sono altre domande? Sì, per l'onorevole Marco Rizzo. Armando, però, ricorda anche come possono fare i nostri amici da casa. Certo, scrivere. Possono scrivere tranquillamente attraverso un messaggio WhatsApp al 349 98 012 56. Noi leggeremo i messaggi all'onorevole Rizzo. Spazio dal momento storico praticamente a domande, no? sul passato. Andiamo sull'attualità. Scrive Sergio, ho 62 anni e non so come arrivare alla fine del mese. Purtroppo che possibile che la politica si dimentichi di me? Ma la politica si è dimenticata di tutto. È una politica che non pensa al futuro. È una politica che pensa all'immediato. Guardate, se noi avessimo la possibilità di mettere la macchina della verità a Montecitorio, a Palazzo Madama, scoprireste che il 99,9% dei deputati pensa a come sfangare e arrivare alla fine della legislatura. Per questo, diciamo, la legislatura certamente non finirà, si arriverà fino al 2023 e probabilmente magari cambia il governo, ma la legislatura non cade, perché oggi quelli che fanno la politica sono, diciamo, il livello più basso di istruzione della società, e quindi è chiaro che stanno lì fino aggrappati fino all'ultimo, non c'è una visione, non c'è un progetto, non c'è un'idea. E infatti il premier è uno che ha governato da una parte e poi dalla mattina alla sera è andato a governare l'altra parte. Sono due facce della stessa medaglia. Senta, ma diciamo amicamenti con il Partito Democratico, con altri partiti di sinistra, lei ce li ha mai avuti? Lei personalmente il suo partito? Il partito di sinistra? Appunto perché io più avere, perché li conosco, perché conosco i meccanismi di progetto. Il Partito Democratico è il partito più conseguente alla globalizzazione capitalistica in Europa, è il partito da questo punto di vista più di destra che esiste. Non parlo dei militanti, degli elettori, che sono brave persone, ci sono ancora persone che sono convinte di votare il Partito Democratico, di votare per i comunisti. E vabbè, poi sono anche aiutati in questo magari da qualche battuta di Berlusconi o da qualche battuta di Briatore, ma non c'è nulla di più contrario dell'ideale socialista comunista che il Partito Democratico. Il Partito Democratico è la destra. Quando un dirigente del Partito Democratico dice finalmente abbiamo una banca, Gramsci si rivolta nella tomba. Ma diciamo il suo partito, il Partito Comunista, poi ci sono i Verdi, i Radicali, insomma voi idealisti, però poi rimanete fuori dal Parlamento, quindi cosa vuol dire? Avete mai pensato comunque anche di guardarvi in faccia con gli altri e dire perché non ci uniamo, almeno per cercare... No, ma è una domanda legittima, una domanda anche intelligente, però io ho visto cosa è successo. Quando hanno cercato di unirsi, ero contrario, hanno costruito una roba che si chiamava nel 2008 l'arcobaleno, poi hanno scritto altri nomi, addirittura hanno preso un nome di un greco, la lista Tsipras, ricorderete, e poi il potere del popolo, e poi la lista Ingroia. Il simbolo per questa gente potrebbe essere una sedia, perché il problema è quello: vogliamo rientrare in Parlamento, dateci una sedia, allora usiamo come simbolo una sedia. Io voglio cambiare il mondo, voglio cambiare la società. Io sono stato in Parlamento, ma non mi obbliga il medico a tornare in Parlamento. Cioè, eventualmente usiamo le elezioni per costruire il cambio, non il contrario. Non è che costruiamo dei partiti per andare in Parlamento, perché se quello è l'obiettivo, sono 61 anni, me ne sto a casa. Io voglio il cambiamento radicale della società, e oggi, con la crisi economica che da settembre sarà terribile, noi scenderemo del 20% del PIL. Nel mese di aprile di quest'anno è stata consumata tutta la cassa integrazione di tutto il 2009. Il 2009 è stato l'anno peggiore, perché arrivava dopo il 2008 la grave crisi del 2008. Non abbiamo neanche idea che ci sono milioni di persone che non sanno come andare avanti. Ci sono decine di migliaia di piccoli commercianti, artigiani che hanno delle piccole intraprese che non partono, che non aprono. Ci saranno, la cassa integrazione dura fino a un certo punto e poi ci saranno i licenziamenti. E stare sotto il 20% del PIL, questa è la mia previsione, vuol dire avere milioni di disoccupati. Certo. E allora il cambio della società diventa necessario, a meno che siamo convinti, questo governo lo ha fatto, questo governo è stato debole coi forti, ha dato 6,3 miliardi al signor Elkan con un prestito a garanzia dello Stato,
ha fatto una carezza al signor Benetton dicendogli di ridurre del 5% i pedaggi autostradali, alla faccia, però sono pronti a dargli un prestito di 1.800.000.000. Governo debole coi forti e forte coi deboli. Rizzo, però diciamo, gli imprenditori danno comunque lavoro, allora cercare anche, come dire, una via di mezzo, no? Cercare di andare incontro agli imprenditori e nello stesso tempo, noi ne parlammo anche a voce tempo fa quando ci incontrammo, cioè collaborare insieme all'imprenditoria anche per il bene di tutti, per il bene dell'impresa, per il bene dei dipendenti, degli operai, cioè cercare una via di mezzo, è possibile? Guardi, io quando lei mi ha chiesto prima cos'è il socialismo, il comunismo, sono la socializzazione dei grandi mezzi di produzione e l'affidamento, la gestione dei lavoratori. Però oggi questi non sono imprenditori, sono prenditori, cioè sono persone, pensate, la FCA, intanto è il vecchio gruppo Fiat, il vecchio gruppo Fiat ha avuto dallo Stato, dal dopoguerra in poi, 3,5 volte il suo valore. Per cui altro che nazionalizzarla la Fiat, dovrebbero renderci soldi. Dall'altra parte ha fatto un'operazione con il gruppo PSA Peugeot dove i dividendi assommeranno a 5,5 milioni di euro. Come? Avete dei dividendi a 5,5 milioni di euro da una parte, da una mano prendete questi soldi e dall'altra volete dallo Stato 6,3 miliardi di euro? A fronte di questa questione il signor Elkan ha dichiarato: i dividendi sono scritti sulla pietra, come dire, i nostri soldi non ce li toccate. E beh, però mentre loro prendono quei soldi lì, andate a chiedere a quelli che hanno preso 600 euro come campano, andate a chiedere al 1.800.000 persone che dovevano prendere la cassa integrazione che non l'hanno ancora presa, i 400.000 che forse non la prenderanno mai, andate a vedere le decine di di piccole imprese commerciali, piccole imprese artigiane che chiudono. E beh, caspita, non siamo sulla stessa barca. Questo governo, diciamo così, ha fatto remare solo una parte e dall'altra parte li ha fatti solazzare. E questo che mi fa molto arrabbiare. Altre domande per lei? Sì, sì, sì. Allora, andiamo dal punto di vista storico. Mara vuole sapere qual è il suo ricordo di Enrico Berlinguer. Ricordiamolo, l'anniversario della morte è stato proprio l'11 giugno. La Berlinguer era una brava persona, era una persona che conosceva la politica, che amava la politica. Io sono stato ai funerali di Berlinguer nell'84 a Roma, ero un ragazzo. Io non l'ho conosciuto personalmente, quindi non posso raccontare, però certamente ci sono anche degli errori teorici che sono stati fatti e poi ci sono state delle scelte sulle persone. Questi signori di oggi, i D'Alema, il Fassino, i Veltroni, li ha scelti tutti lui, non ne ha sbagliato uno, questo è il problema. Probabilmente non la pensavano come lui, però li ha scelti proprio male. E poi ci sono delle teorie sbagliate, il compromesso storico era sbagliato, la democrazia borghese, aggiungo io, come valore universale era sbagliato, il fatto che la NATO, sotto l'ombrello della NATO, si potesse star bene era un errore, erano errori teorici che poi hanno prodotto anche la mutazione genetica di quel grande partito. Mi leggo invece al concetto che sviluppavate prima con la domanda di Giovanni che chiede: perché il Partito Comunista è scomparso dal Parlamento? Beh, è scomparso dal Parlamento perché intanto quelli che erano i comunisti di Rifondazione Comunista e dei comunisti italiani nel 2008 hanno deciso di non presentare più il simbolo della falce e martello e di fare una lista con la bandiera dell'arcobaleno. Io ero contrario, mi sembrava una grande stupidaggine e da lì poi è iniziata una catena di errori. Si continuava a percepire la necessità di non presentare la falce e martello e poco alla volta la gente non ti votava, perché se tu non hai il coraggio di presentarti con la tua faccia, noi nel 2018 ci siamo presentati con quel simbolo, falce e martello, Partito Comunista, mi devo spostare da questa parte, e in mezza Italia abbiamo preso 100.000 voti, ci siamo ripresentati alle elezioni europee, ne abbiamo presi 250.000, pochi prima del lockdown mi sono presentato in un collegio dove non avevamo nulla, lo zero virgola, il collegio del centro di Roma, insomma anche una composizione di classe, si direbbe così,
molto particolare, ho sfiorato il 3%. Quindi questo simbolo, se viene lanciato con forza, con determinazione e anche con un poco di coerenza, io credo di avere dalla mia parte questa cifra, la coerenza. Senta, mi faccia capire una cosa, perché lei prima parlava di ideali, no? Gli ideali che c'erano in politica, a sinistra, a destra, anche a destra ci sono certo, stati dei politici che hanno sempre seguito, come dire, dal movimento sociale fino ad Alleanza Nazionale, eccetera, eccetera, sono rimasti sempre lì, all'interno del Partito Comunista, lei, altri, non ci sono più questi politici con questi ideali? Si cambia spesso? Non lo so, io a destra non ho delle particolari frequentazioni, certo non posso avere una buona opinione di Fini, che insomma l'ho visto, come dire... Beh, non Gianfranco Fini, ma per esempio Maurizio magari, Gasparri, altri, no, diciamo, Gasparri, di destra, che comunque hanno sempre percorso, no? Insomma, quell'ideale. Io guardi, la prima volta che mi sono presentato alle elezioni c'era ancora il Partito Comunista Italiano. Io ero un membro della direzione provinciale del Partito Comunista Italiano, avevo meno di 30 anni, mi pare 28, e mi sono presentato al Consiglio Provinciale di Torino con la lista della Falce Martello. E poi mi sono presentato con Rifondazione Comunista, con i comunisti italiani, e adesso chiaramente non con gli stessi risultati, col Partito Comunista. Sono stato eletto alla Camera, sono stato eletto al Parlamento Europeo, ma l'ho fatto sempre con questa faccia. Se questa faccia, questo nome, questo simbolo non viene apprezzato, non è che bisogna camuffarsi. Però, sarebbe, diciamo, come lei. Avevate un elettorato. Lei lo cambierebbe il suo cognome per restare seduto su quella sedia? Forse no. Certo, è chiaro. Senta, una cosa, Rifondazione Comunista comunque era entrata in Parlamento, nei comuni, nelle regioni, così poi come i comunisti italiani. Poi dopo sono spariti entrambi. Anche qua. Sono spariti perché l'idea di stare, comunque c'è un problema di proprietà transitiva stando vicino a quella sinistra lì, che infatti io, a me quando mi chiedono tu sei di sinistra, io dico no, sono comunista, un'altra cosa. Stare vicino per proprietà transitiva, stai vicino a Vendola, poi Vendola sta vicino ad D'Alema, D'Alema sta vicino a Veltroni, Veltroni sta vicino a Franceschini, Franceschini sta vicino a Mastella, e alla fine ti trovi seduto con Mastella e Renzi. È una proprietà transitiva. Ecco, io non voglio star seduti con queste persone. Senta, è una questione di poltrone, di potere? Ma la politica è sempre una questione di poltrone, di potere. Io credo che per tornare alla politica vera non bisogna barattare le idee con le poltrone, perché poi di potere, guardi, cosa conta il governo italiano? Non avete sentito? Da 20 anni a questa parte avete mai sentito dire un governante italiano che dice questa è la nostra linea economica? Si dice sempre dobbiamo sentire cosa dirà Bruxelles, dobbiamo sentire cosa dirà Francoforte. Cosa c'è a Bruxelles? L'Unione Europea. Cosa c'è a Francoforte? La Banca Centrale Europea. E quindi noi non comandiamo niente. È per questo motivo che io sono assolutamente contrario e sono per uscire dall'Unione Europea, molto di più che non questa destra sovranista che è farlocca. Perché guardate, lo dico, Salvini è stato al governo ed era l'uomo forte del governo 5 Stelle Lega, ma il 18 di giugno dell'anno scorso, quando il suo ministro dell'economia, perché il ministro Tria dell'economia era anche il ministro di Salvini, è andato a Bruxelles e ha accettato la modifica del MES, Salvini doveva rompere e fare cadere il governo sull'Unione Europea. I 5 Stelle, quando sono stati al Parlamento Europeo e avevano i voti determinanti per far non passare la Ursula von der Leyen, cioè la ministra della Merkel, l'hanno votata. Quindi insomma tutti sovranisti di cartone, due facce della stessa medaglia. Io mi sono stancato, io la penso così. Se avessimo, non dico il governo, ma il potere, vi assicuro che i signori dell'Unione Europea li salutiamo. Senta, ma si candida a sindaco di Roma, Marco Rizzo, le prossime elezioni? 2021? No, non credo proprio, francamente no. Sono stato anche candidato appunto qua nel quartiere del centro, ho avuto un discreto risultato perché mi hanno spinto, però c'era il ministro Gualtieri, l'uomo delle banche, l'uomo dell'Unione Europea, l'uomo che riceveva l'endorsement dalla signora Christine Lagarde,
quattro ore prima che ci fosse il governo italiano, non era mai successo. La Christine Lagarde dice: Gualtieri è un ottimo ministro dell'economia. Allora, un complimento si può sempre fare. Però se viene ricevuto e poi non si dice niente, qualche sospetto viene. Gualtieri, quando gli hanno detto che quello sarebbe stato un buon ministro e gli arrivava dall'uscente dal Fondo Monetario Internazionale, perché la Christine Lagarde era presidente del Fondo Monetario Internazionale e l'entrante nella Banca Centrale Europea, doveva dire: io sarò al governo e guarderò ai lavoratori italiani, all'Italia, al popolo italiano. Invece è stato zitto, perché sono dei passacarte. Prendiamo allora altri messaggi, perché stanno arrivando altri messaggi. Ci seguono perché bene. Entrano sempre sul tema. Pierino scrive: come si esce da questa crisi economica? Ci leghiamo a quanto detto. Non si esce perché già prima c'era una crisi enorme ed era una crisi di sovrapproduzione. Adesso la crisi è davvero tosta, Guardate, i termini che ho fatto prima ci indicano che a settembre-ottobre ci sarà un pezzo grande del paese che non ce la fa ad andare avanti. I soldi sono stati dati tanti ai grandi padroni, quasi nulla, e quel nulla è stato dato senza una visione. Ma cosa ce ne facciamo noi delle 500 euro per i monopattini? Sono delle cazzate tremende. Non c'è una visione, non c'è un piano industriale, non c'è un piano di manutenzione del territorio. Lo Stato potrebbe dire: assumiamo 1 milione di persone per evitare che ci siano frane, per evitare che ci siano alluvioni, investiamo sul territorio più bello del mondo, l'Italia. Perché non lo fanno? Perché sono dei scendiletto e poi sono anche incapaci. Senta, guardate, ma questa vicenda dell'Ilva, l'ex Ilva di Taranto, quindi come andrà a finire secondo lei? E soprattutto che cosa deve fare il governo? Beh, molto male. Peraltro questo governo ha solo fatto il piano fotocopia del governo precedente del PD, del piano Calenda. Di Maio ha raccontato solo, come sempre, i 5 Stelle raccontano solo delle storie e poi fanno esattamente il contrario. Avevano detto che si chiudeva l'Ilva. L'Ilva è una produzione assolutamente da riconvertire totalmente. Le dico dei dati così ci capiamo. Negli anni 80 l'acciaio italiano era al 6° posto nel mondo, la produzione di acciaio italiano. Oggi la prima nazione europea, la prima azienda europea che produce acciaio è la ThyssenKrupp tedesca ed è al 43° posto. Quindi di cosa stiamo parlando? È probabile addirittura che ArcelorMittal sia venuto in Italia per chiudere quello stabilimento e per fottere un po' di soldi dal governo italiano. Abbiamo trovato dei sindacati concertativi vergognosi. Adesso gli operai di Taranto se ne sono accorti e hanno strappato le bandiere. Abbiamo avuto dei governi incapaci e abbiamo una prospettiva che invece potrebbe essere semplice. Viene nazionalizzata, viene garantita la piena occupazione, i lavoratori lavorano per riconvertire nuove produzioni da una parte e dall'altra parte per bonificare. La gente muore a Taranto, muoiono prima di tutto i lavoratori. Quindi c'è il cancro, bisogna sanificare, spostare la stragrande maggioranza dei lavoratori nella bonifica, nei lavori di bonifica, e contemporaneamente iniziare nuove produzioni da riconversione. Questo fa uno Stato, ma per fare così serve uno Stato con una politica che conta e con un'impronta socialista, lo dico, perché qua sembra che solo le privatizzazioni dall'esterno siano quelle che contano. Abbiamo visto cosa fanno: vengono, prendono i soldi e scappano. C'è un'altra domanda per lei, allora, un'altra domanda di un altro amico. Sì, sono Giorgio, ho 23 anni e lascerò questo paese, insomma, un'immagine un po' triste. Beh, sbaglia lasciare questo paese, deve combattere. Io quando vedo questi giovani africani che mollano le loro terre, sono convinto che sbagliano. Poi l'Occidente in quelle terre fa la guerra, fa un'economia diseguale, e l'Occidente ha ucciso tutti i grandi leader africani, da Thomas Sankara, Agostino Nieto, Patrice Lumumba, ha ucciso Gheddafi, ha ucciso Saddam Hussein, possono piacere o non piacere, ma erano dei leader. E quindi io credo
che lo dico a un italiano in questo caso, fa male ad abbandonare il proprio paese, bisogna stare nel proprio paese e lottare per cambiare. Marco Rizzo, grazie per essere stato grazie con noi. Arrivederci. Buon lavoro, grazie. Allora, era Marco Rizzo, il segretario generale del Partito Comunista, questa sera è stato con noi. Grazie ad Armando Luca Fioretti. Buonasera, buonasera. Sono arrivati WhatsApp, come al solito, sono arrivate tante domande. Ci ritroveremo qui venerdì, sempre alle 20.10, con un altro ospite. Adesso vi lasciamo con i programmi di Tele Roma 56. Grazie a tutti e buona serata.